comando, c'è lotta fra Pisolo De Grevis, Palomintas, si ritrae Paola Alter a largo Passepartout BLV, intanto Pisolo De Grevis che va via, a largo c'è Palomintas che cerca di posizionarsi alla corda, terza è Palalter, poi all'intervallo Passepartout BLV, poi c'è ancora Potter, ancora Pisolo De Grevis, tipo Gold Bigi, e quindi chiudere Polda. Pisolo De Grevis in avanti, Pisolo De Grevis a menare la danza con Palomintas sempre in seconda posizione, in terza Palalter, poi c'è Passepartout BLV, ancora Tatter, Pippo Goldobigi e poi Polda. Ritmo piuttosto sollecito impostato da Cosimo Cangelosi con Pisolo De Grevis, quindi Palomintas che segue sempre abbastanza interessata Pisolo De Grevis, Palalter in terza, poi c'è sempre Passepartout BLV che viaggia all'intervallo avendo dietro Potter, poi Pippo Goldobigi inizia a spostare anche Polda, cavalli che ora affrontano addirittura davanti ai tribune, in avanti sempre Pisolo De Grevis con Palomintas, poi c'è ancora Palalter, Passepartout BLV, ancora Potter, poi Pippo Goldobigi, chiude sempre Polda. In avanti è Pisolo De Grevis. Pisolo De Grevis che controlla la situazione su Palomintas, poi c'è ancora il numero 2 di Palalter, inizia a progredire in avanti Polda, in avanti sempre Pisolo De Grevis, Palomintas dietro, poi a Palalter, ancora a Passepartout BLV che ora prova ad anticipare le mosse di Polda lungo la corda Potter, poi chiude Pippo Goldobigi, in avanti Pisolo De Grevis. Passepartout BLV che ora sposta in maniera piuttosto decisa e va all'attacco del battistrada Pisolo De Grevis, Palomintas dietro, ancora Potter che si scopre e prende la schiena valida di Passepartout BLV, in avanti Pisolo De Grevis, quindi Passepartout BLV, Palomintas lungo la corda, viene via Pippo Goldobigi, poco felice in andatura ma preferisce la terza ruota per mettersi letto, quindi Pippo Goldobigi con fare abbastanza minaccioso va all'attacco deciso di Palomintas e Pisolo De Grevis che sembra aver detto tutto, passa Pippo Goldobigi, Pippo Goldobigi che allunga con estrema decisione, Palomintas dietro, poi per il terzo posto si lotta, Pippo Goldobigi vince, seconda Palomintas, per il terzo nel finale c'è Potter che viene a stampare sul palo Paola Alter.